questo è un po' lo spirito anche dello sketching. Noi siamo sempre in pari con tutti, però abbiamo tutto il tempo, è una possibilità. Rilassarci, distenderci, no? Cioè, e soprattutto quello che infatti noi sempre diciamo di tutti i vostri lavori, per vedere come ognuno diciamo, ha captato, ha registrato la città, certo. A parte paesaggisti. L'idea diciamo di un diario grafico dito è questo. Così se pensavate di essere un minimo bravi. No, vabbè. Per esempio questi sono. Grazie. Preferisci un colore? Danilo Grasso. Giusy Torrisi. No, ma ci mi mandavo i chiari l'occhio e vi lasciate aperti il posto paio. No, ma ci mi mandavo i chiari l'occhio e vi lasciate aperti il posto paio. Si parte! Si dizza, so bene lo porto. Dunque, cos'è uno sketch? No, intanto chi sei? Chi sono io? Chi sono? Io chi sono? Mi chiamo Claudio Patanè, pratico la pratica del... No, non ti fate tanto informare, dai, lascia stare, non ti preoccupare, che io non voglio tagliare niente. Ok, buono, infatti. Sei proprio crudele. Sì. Ci sono abituato. Cos'è uno sketcher? Lo sketcher è... cos'è lo sketching? Lo sketching è una modalità di registrazione del reale, di un luogo, di uno spazio, dei variegati paesaggi che ci circondano. Si utilizza come supporto questo, un taccuino. Diciamo che è una pratica lenta. Questo è tuo? Questo è, è il mio, sì, taccuino. Il fine dello sketching è registrare in un luogo, in quel determinato momento e in quella determinata quindi ora. Il supporto utilizzato, ripeto, è il taccuino. Si possono utilizzare varie tecniche, varie forme di registrazione come l'acquarello, la matita, la penna, quindi strumenti basici, ma altre forme di descrizione della città sono anche la scrittura, quindi disegno, scrittura, collage, come per esempio questo esperimento fatto qui, per trasformare quindi il taccuino in una sorta di memoria portatile, memoria tascabile. Bello. No, è la differenza con la fotografia, la lentezza. No, non c'è, in realtà non c'è una... La differenza sta forse nella società, come si comporta e si confronta con la fotografia. D'altronde anch'io faccio fotografia. Però la modalità che oggi la fotografia, almeno dal mio punto di vista, sta tendendo più ad una... sequenzialità di immagini, ad una velocità di immagini che a volte l'individuo non riesce a metabolizzare, perché fa parte di questa società fluida, diciamo, come dice atteggiamento consumistico. Ma non è tanto questo, perché alla fine personaggi e fotografi, grandi fotografi come Gabriele Basilico o la fotografia d'autore, ovviamente si riflettono sul guardare, sulla visione, sulla rivelazione del paesaggio. Alla fine quello che fa il taccuino è la stessa identica cosa, solo con una pratica molto più lenta, molto forse più artigianale anche, diciamo così, che fa più attrito, perché si sofferma di più sulla proporzione delle cose, sulla lentezza delle cose. Io non mi rivolgo alla fotografia, come, perché anch'io, infatti
la proposta di utilizzare la Polaroid anche come altro mezzo istantaneo e materiale, perché come quello che piace molto è la materia del taccuino, cioè il prodotto finale, non quanto la pagina è bianca, ma quando si arriva ad uno spessore tale che diventa una vera e propria memoria. Ah, no, molto bello. Quindi è un po' vabbè, no, praticamente i ragazzi girano, le persone girano e disegnano. Sì, il fine è dei Mediterranea Sketchbook, della pratica che generalmente io utilizzo, è quella infatti dell'invasione disegnata, diciamo. Ognuno, ogni individuo sceglie, cataloga frammenti e squarci e pezzi di città che poi vengono tutti montati con un'operazione di montaggio nel taccuino, quindi vengono lasciati liberi, non vengono costretti, non c'è un tema, come non è un'estemporanea questa di pittura, non è un concorso a premi, quindi il fine è raccontare la città. Fine raccontare, raccontiamo la città. E allora salutiamo. Forza Cireale, viva Cireale. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Un minuto preciso. Allora, a nome dell'amministrazione lodiamo questa iniziativa interessante e particolare per tanti aspetti, particolarmente perché coinvolge diverse professionalità. È una manifestazione che oltre ludico è anche particolare perché colpisce le parti più caratteristiche della nostra città e li vede, li analizza sotto altri aspetti. Quindi l'amministrazione è molto felice di sostenere queste iniziative, anzi con molta felicità posso dire che rispetto agli anni precedenti stiamo notando come quest'anno, in un momento di grosse difficoltà anche di risorse dal punto di vista dell'amministrazione pubblica, molte iniziative dei privati stanno venendo fuori e quindi l'amministrazione lì dove è possibile sta sostenendo con grande gioia queste iniziative. Siamo fiduciosi che altre iniziative di pari grado o anche di livello anche culturale possano essere sempre più presenti sul nostro territorio. Buono. Grazie. Noi siamo a Eldorado, io almeno nello specifico, mi servono perché ragazzi. Grazie. Allora, partecipanti e provenienze. Andando a presentare, senza volere. Vai. Buongiorno. Sì, buonasera. Grazie. Grazie Michele. Niente. Parla voce, parla forte, che c'è rumore. Questo incontro oggi in qualche modo vuole sensibilizzare questa città ad un tema che è quello del disegno come modalità di registrazione lenta e diversa che permette di conoscere attraverso il ridisegno dei monumenti e non solo, e anche di questi momenti come... Ah, ma questo già ce l'ha detto, ce l'ha raccontato Claudio. È un'occasione per radunare della gente, gente di fuori anche, gente che non... che è, come dire, spinta anche dalla passione per il disegno, in qualche modo visita dei luoghi diversi che non sono la loro città, ma si spostano per questo, quindi questo mette in moto un circolo, veramente un fiume di persone anche, diciamo, inaspettate, che vengono da diverse parti della Sicilia. Ci sono alcuni che vengono già da Milazzo, ce ne sono tre, ce ne sono una famiglia, che anche questo è bello perché in qualche modo non solo, diciamo, magari c'è il papà che disegna, però aspetta, questo... facciamo questo autobus. Questo innesca anche la possibilità che un uomo che è sposato si porta poi con sé moglie e figli, che possono più o meno partecipare o possono semplicemente visitare la città e conoscerla. E oltre abbiamo avuto gente appunto quindi da Palazzolo, da Palermo, e poi abbiamo qui due ospiti che sono della Giordania, che stanno facendo uno stage di architettura in uno studio di architettura qua da Cireale e che nello stesso tempo si sanno saputo dell'iniziativa e in qualche modo hanno aderito all'evento. Poi c'è Armando, che è portoghese, anche se ormai vive già da 2 anni qui a Cireale, anche lui è architetto, e insomma è una bella iniziativa che comunque coinvolge anche persone diverse. Poi abbiamo qui i nostrani che non mancano e che ci fa piacere che ogni tanto, come dire, escano fuori dai loro studi e non solo, perché magari, ecco, questa pratica è una pratica molto intima, a volte
quindi la possibilità di convogliare questa gente e di radunarla affinché poi si possano anche in qualche modo confrontarsi con altri, ma in maniera libera, senza avere io sono più bravo, meno bravo, io non ho la possibilità, io sono scarso, qui non è un concorso, è semplicemente un modo di registrare le cose, lento, piacevole, lo fai all'aria aperta, quindi questo già è una gran bella cosa. La prima parte l'avremo qui nel centro urbano 10 Reale, con una tappa alle 12 alla Pinacoteca per ridisegnare il disegno. E poi, dopo una piccola sosta per il pranzo, ci sposteremo lungo la parte naturalistica, quindi le chiazzette, attraverso la via Romeo, discenderemo, quindi la via del mare, arriveremo alla Fortezza del Tocco, dove alle 18:30 avremo l'incontro conclusivo, quindi lo scambio dei taccuini. Questo è un altro momento molto interessante perché comunque si invitano, avendo tutti i taccuini distesi per terra, gli altri a parlare dei propri disegni, delle impressioni che hanno avuto anche durante la giornata. Saluta! Ciao a tutti, grazie, un abbraccio. Attenta, devi spiegare. Vai. Well, in Arabic, this was هاي التجربة كانت كتير حلوة. I'm from Jordan and this was a great experience. Okay. Tu. It was an honor to meet all of these architects. I never loved architecture as much as this mom. Ok, tu. Parla forte. Ciao, io sono Armando, sono portoghese. Ormai sono sempre qua ad Acireale. Mi è piaciuta questa esperienza. Ringrazio a Claudio perché sta proponendo sempre queste passeggiate di disegno, che è un modo anche per condividere la passione del disegno. Che hai disegnato tu? Facciamo vedere almeno uno. Ancora poco. Ancora ben poco. Aspetta. No, però è bello. Bella storia. Poi disegno. Your. No. No. Your no. No, I'll show you. No. You must show. Okay, we'll show you at the end. No, I don't know if I will be here. Oh. So you must wait. No, I don't think mine is good. No. Don't care. Choose. Don't care. Okay. Show them all. Okay. This is the place where I live in La Timpa. This is my coffee mug from breakfast. Huh. Okay. Salutiamo, saluti, ciao ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Subito dopo ho disegnato questo, che praticamente questo è l'edificio che si trova qui vicino. E questo qua è il paesaggio che si vede. Bravissimo. Due minuti e passi. Ho utilizzato semplicemente la penna, quindi non ci sono colori, a parte il ramoscio in angolo. Una vista spettacolare, purtroppo non sono riuscita a riprodurre, però. E poi insomma un po' di frammenti, quella tempo. Vabbè, ma c'è anche domani, dopodomani, dopodomani, puoi continuare a disegnare. Cireale da qualche annetto, mi siedo solo per i mesi estivi, infatti ho avuto un gran culo, non mi vergogno di dirlo, a trovare questa manifestazione, questa passeggiata. Il mio percorso inizia dai gradini della chiesa, dove appunto mi è stato consegnato il taccuino, dove ho preso questa vista del uno dei campanili della chiesa di San Domenico. Poi c'è stata questa vista del palazzo di città. Diciamo, più che altro nei miei schizzi ho cercato di raccontare. Allora hai trovato il colore? È perché è un colore. Grazie. Si chiama Jack. My name is Salah. I'm from Palestine.
this trip was more about like observing everything more than sketching, because like I need to take in the city and everything more. I can't take my eyes off the building to sketch. Quindi questo immediatamente. It was a great trip. Sono usare altri colori e per l'ultima volta ho utilizzato e ne fai un'altra, se ne fai un'altra giriamo le vacche. Quello della grazia, appena fai l'altra. No, dietro. Mi seleziona anche lei. Chi sei? Beh, dove era?